clandestino. Allora, Edoardo Leo, sei il protagonista. Rolando Ravello, sei il regista di questa nuova serie, serie anche ambiziosa, perché comunque sono 12 puntate, 6 serate, quindi insomma puntano su di voi, quindi è pure una responsabilità. E parlando della serie, quindi innanzitutto raccontiamo di questo personaggio così, Luca Travaglia, che è proprio un personaggio travagliato, no, per tutto quello che ha passato e che decide appunto di costituire questa agenzia, insomma, investigativa. Sì, apre questa agenzia con un cingalese che fa meccanico, per cui diciamo non è proprio il massimo della professionalità. Però lo fa perché è talmente disperato per quello che gli è successo, è talmente stato emarginato da tutta la sua vita, da casa sua, da Roma, dal suo lavoro, dalla sua donna, dagli amici, che deve rimettersi in gioco e lo fa cercando di espiare le colpe per un grande errore che ha fatto, mettendosi al servizio degli ultimi, diciamo. Ecco, gli ultimi ma anche i primi, perché insomma tutti cercano le vostre consulenze, no? Sia chi non può permettersele legalmente, sia chi vuole appunto restare fuori dai giri, quindi alla fine... Sì, ma alla fine infatti si parla dall'imprenditore milanese al povero ragazzino latinoamericano che non sa come fare, a un certo punto si rendono conto che Travaglia può tornargli utile. E Rolando, insomma, hai costruito questa coppia, tra l'altro appunto che è un po' Sherlock Holmes, Watson, ma un po' come tante coppie fino a Girardi Venticello, cioè fa venire in mente tutto un range di coppie. Che mi hai ricordato Venticello? No, Venticello mi hai ricordato. Esatto. Però hai costruito insomma questa sorta di veramente di thriller metropolitano anche con spunti di commedia. Sì, no, infatti non saprei manco, ce lo chiedevano, che genere è, non si sa, cos'è che ti hai inventato? Un crimedy. Crimedy. Una dico, la stronzata al giorno, sì. È questa. Però poi questa non lo è. Questa non potrebbe avere un senso. Vedi. Perché sì, è un misto di romanticismo, umanità, commedia, action. L'action in Italia quasi non si vive più, mentre invece eravamo i maestri una volta, no? È tutto insieme faticoso riuscire a mantenersi in equilibrio, no? Perché sennò diventa un mostro a sei teste, mentre invece ogni cosa si amalgama con l'altra, però il merito principale è della scrittura e poi degli attori. Però vogliamo anche rassicurare tutte le tue fan che ovviamente ci sarà anche tutta la parte amorosa, non sarà solo un crime, no? È un comedy, ma ovviamente fra passato e futuro, cioè, insomma, le donne di Edoardo non mancheranno mai, no? Io devo rassicurare le mie fan, tu sei sicuro di questo? Non ho capito poi perché di questa cosa ne parli solo con lui. Perché tu hai deciso da un po' di anni di non essere più in scena. Ah, per questo, tua, no, te la sei cercata. No, sì, c'è una linea, anche una linea romantica, che però è bella tosta. Perché comunque i personaggi che la abitano questa linea hanno avuto un grande dolore pure loro, un grande danno, quindi e poi ci saranno tanti capovolgimenti nell'andare avanti con le puntate. Perché niente è come sempre. Nessuna persona è come sempre, è uno un po' di... Sì, sì, è una specie di claim. E alla fine... se l'avessimo fatta al cinema forse si sarebbe chiamata Niente come sempre. Niente come sempre. E in dodicesima puntata infatti ti arriva una sberla. Sì. Ecco, ma appunto dovendo fare 12 puntate, no? Cioè, ti sei sentito anche responsabilizzato, perché, soprattutto perché è una serie nuova, quindi mentre una nuova stagione di una serie conclamata, pensiamo a Doc, uno va sul velluto, ma quando c'è un nuovo prodotto poi uno non sa mai quello che va a affrontare. Guarda, la responsabilità io non me la pongo neanche come problema, nel senso che responsabile è il mio... Cioè, ci faccio pace quotidianamente, sono responsabile rispetto al lavoro che faccio perché ci credo. E quindi non mi accompagna invece una sana incoscienza, perché io reputo ancora oggi di essere capitato per caso nel mestiere che faccio e che credano che io lo sappia fare, quindi vado avanti in coscienza e incosciente, di pancia, sempre, su tutto, non ci sono tecnicismi di nessun tipo, non ci sono manovre, non ci sono... Io vado avanti facendo il mio e pensando solamente a quello che vorrei fare e fare bene. Poi il risultato ce l'ha chi sta di là. Edo, per chiudere, questa sarà anche una serie che probabilmente aiuterà anche molto a capire anche certe dinamiche e le vite
di altre categorie di persone, no, diverse da noi, quindi cioè, questo speriamo sarà anche un aiuto in quel senso, no? Guarda, io lo dico non solo delle serie e dei film, ma proprio anche dei romanzi. Nessuno deve avere mai la pretesa di insegnare niente agli altri. Se pensi di fare una cosa didattica, ti fai male, perché cose didattiche spesso sono retoriche, sono anche brutte. E diciamo che se, come dice Rolando spesso, spiando dal buco della serratura di qualcuno che non conosci, lo conosci meglio e quindi provi un po' più di empatia per lui, allora il tema della serie è centrato. Questo è quello che credo, speriamo tutti e due. Benissimo, quindi l'appuntamento? Lunedì 8 aprile con la prima puntata e poi per altri 5 lunedì, non è che uno vede la prima e dice vabbè ho fatto. E no. 5. Finiremo che è estate praticamente. Finiremo e non mi ci far pensare. Non mi ci far pensare. A maggio. Grazie. Farà freddo. Grazie e complimenti. Grazie.